quando arrivi in un paese, in un posto, subito dici, ma capo umano, cioè com'è combinata la situazione? E poi però ci siamo accorti, vivendo in questo territorio, che anche le imprese del nord, anche le cooperative rosse, ma anche quelle che venivano da Milano, eccetera, dovevano venire a fare dei lavori in Calabria, sull'autostrada, in Sicilia, a parte sempre pubblici, miliardi di vecchie lire, ma poi sono diventati euro, anche loro a quanto pare non necessariamente non parlavano il dialetto siciliano e calabrese, però che la formamente su uguale, arrivava l'imprenditore, chiamava il capocantiere e nel bilancio di previsione delle spese c'era una voce che ognuno poteva chiamare come voleva, noi la chiamiamo vulgarmente pizzo, però questo capocantiere arrivava con un suo dialetto veneto, milanese, bolognese, arrivava sul territorio e diceva chi c'è, ma a volte le intercettazioni, le immagini di questo ci hanno dimostrato che arrivavano da su e sapevano già giù dove andare a bussare per mettersi a posto. Ora, ma come si fa? Come si fa? Si fa perché nel territorio si conoscono queste cose. Noi, diciamo, l'imprenditore sa chi deve andare a bussare. È molto più difficile per il magistrato trovare delle prove che poi li portano al processo. Ma come per l'imprenditore, anche per il giornalista, se puoi documentare queste cose, le puoi raccontare. Noi non facciamo le sentenze, non le mettiamo in custodia, non facciamo interdittive, ma pubblicizziamo e pubblichiamo quello che documentalmente il territorio ci dà. Come il capocantiere dell'impresa del nord arriva giù e sa che comanda, io quando sono arrivato a Roma, per una questione così è, dopo aver fatto altro, perché ne ho fatto di altre situazioni, raccontate in ogni dove, eccetera, ma Roma è stata quella più divertente, perché era come andare, non so se siete mai andati a Funghi a queste parti, posto dove nessuno mi è andato a Funghi, quello che aspetto è proprio la prateria che distende, cioè, oggi me ne prendo 5 kg, domani me ne prendo altri 5, tanto nessuno ci va e tu ci puoi andare, un po' come se tu sei arrivato qua, fa pulizia di tutto, cioè magari in precedenza non erano state applicate queste cose. E per cui quando arrivi lì e ascolti il territorio, e ascolti gli imprenditori, i commercianti, che se hanno un problema tutti quanti vanno dalla stessa persona, che non è il pubblico ufficiale, non è il magistrato, ma è una persona che mi ricorda quella persona che era al sud, che risolve i problemi. E questa persona tutti quanti conoscono l'indirizzo, ne conoscono le capacità, non solo di risolvere i problemi, ma anche la capacità di criminali di cui hanno paura. E tu chiedi chi era, cioè Massimo Camminati, dice, ma non doveva stare in galera questo? Non è possibile, no, sta seduto su una panchina in un'area di servizio a Roma Nord, lo trovi lì, ci va, dici qual è il tuo problema, e tutto lo risolve, non a gratis, che non è che fai il benefattore. E così è iniziato un discorso giornalistico, e documentando questi fatti si è potuto raccontare lui, insieme a tutta una serie di altre persone, quello che avveniva a Roma, chi comandava, chi erano i re di Roma, lui, Fasciani, Casa Monica, Senese, e documentando ognuno di loro, anche perché tutti erano liberi, quindi qua a pieno di sé.